Ryanair cancella i voli su Comiso e la politica locale si mobilita a difesa del Piola Torre che di problemi noti ne ha già a sufficienza. Adesso anche la decisione unilaterale della compagnia irlandese di chiudere con Catania e quindi anche con Comiso sembra essere il colpo di grazia che nessuno si immaginava, soprattutto a ridosso della stagione estiva. A intervenire in campagna elettorale aperta nelle ultime ore tanti candidati di quasi tutti i comuni. Il sindaco uscente di Comiso, Maria Rita Schembari, informa di aver già contattato l'amministratore delegato di Sacchi, il dottor Nico Torrisi, il quale l'ha informata di come si tratti di una vera e propria azione di minaccia e ritorsione di Ryanair di fronte a un braccio di ferro tra la stessa compagnia aerea e la società di gestione dello scalo etneo. Il sindaco ha quindi ribadito alla di Sacchi di mettere in campo ogni azione utile a interrompere il regime di monopolio da parte di Ryanair sull'aeroporto di Comiso. Non è possibile, spiega la Schembari, sottostare alle bizze continue di questa compagnia aerea che cancella voli, intere stagioni, rotte e tratte, che gestisce a suo piacimento ogni cosa danneggiando i piccoli aeroporti. A intervenire anche il sindaco uscente di Ragusa, Peppe Cassì, che afferma all'avvio della stagione turistica non possono essere cancellati voli e rotte, generando grande apprensione non solo in chi deve prendere un volo ma soprattutto in tutto il comparto turistico che di questa terra è tra i principali promotori. Il nostro obiettivo, continua Cassì, è quello di trovare una soluzione positiva e tempestiva. Siamo pronti a portare la questione a ogni livello con fermezza e senso pratico. Subito dopo anche il candidato sindaco, sempre di Ragusa, Riccardo Schininà, che invece punta l'accento su quanto man mano il territorio continua a perdere. Oggi l'aeroporto, mentre nei mesi passati anche, ricorda Schininà, la Camera di Commercio, l'ASI, la Banca d'Italia e l'Università, con forza e determinazione e idee chiare sull'obiettivo da centrare, continua il candidato a sindaco, lunedì mattina sarò presente insieme alla coalizione che sostiene la mia candidatura al sit-in di protesta promosso dalla Federazione Provinciale del Partito Democratico. Il candidato a sindaco, infine, Giovanni Cultrera, si schiera accanto alla posizione del sindaco di Comiso Schembari. La presa di posizione importante del sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, afferma Cultrera, che ha immediatamente contattato la SAC per risolvere la questione e avere contezza esatta dello stato delle cose, è il mio pieno sostegno e la mia approvazione. La sosterrò su qualsiasi azione avrà intenzione di intraprendere a favore dell'aeroporto di Comiso.